Euro Regione News. Rivignano Teor, festa vincente, non si cambia. La Fiera dei Santi è la manifestazione regina di Rivignano Teor, che ha origini antichissime. Mercati, esposizioni, giostre, auto e moto storiche, fuochi e spettacoli per 5 giorni, dal 31 ottobre a domenica 4 novembre. Ma il giorno dei morti, il 2, torna il Festival Mondiale della Canzone Funebre con Rocco Burtone. I morti arrivano sempre, in questo caso diventa una frase positiva, perché il 2 di novembre a Rivignano, alla festa di Rivignano, alla festa dei Santi di Rivignano, c'è una serata dedicata al Festival Mondiale della Canzone Funebre. Ormai lo sanno quasi tutti, è una manifestazione della quale si parla sia in Italia che all'estero, è una manifestazione che ha visto testimonianze su Mediaset, alla RAI, un po' ironica, un po' seria, un po' di tutto, c'è in mezzo un po' di tutto. E naturalmente è una manifestazione, quindi una rassegna musicale, sul palco salgono musicisti e non solo. Quest'anno addirittura avremo anche dei cabarettisti, a parte che il presentatore ufficiale è Sdrindule, che viene accompagnato da due balletti, cioè Rocco Burtone, che sarei io, ed Enrico Tonazzi. Vedremo di fare diciamo il nostro ruolo in maniera più seria possibile, ma come raccontavo prima, quest'anno la novità è proprio perché ci saranno degli artisti che faranno cabaret. Non sto a dirvi i nomi degli artisti perché sono troppi, sono tanti, abbiamo un palco pieno di musicisti, cabarettisti, presentatori. Avremo anche il sindaco Mario Anzil, che verrà, ormai anche lui è entrato nella parte, quando viene a presentare non fa più neanche il sindaco, diventa cabarettista con noi e si diverte anche lui. Per non parlare del parroco, noto cantante di opere, che se ha tempo fa un salto e non canta però. Quindi vi aspettiamo il 2 di novembre a Rivignano in piazza ad ascoltare e ad applaudire questi artisti, che non si sa bene che numero sia, forse per il 20° anno propongono al Festival Mondiale della Canzone Funebre. Grazie. Dal Medio Friuli per Euro Regione News, Marco Mascioni. Euro Regione News.